Silent Hill è una delle serie horror più amate di sempre. Sebbene sia ormai dormiente da un po' di tempo, negli ultimi anni è stata al centro di numerose voci di corridoio. Rumor che spaziano dal famigerato PT di Hideo Kojima e Guillermo del Toro, poi cancellato da Konami, fino ad arrivare ai leak degli ultimi mesi. Ma c'è davvero qualcosa di concreto dietro il ritorno della mitica nebbia che tutto avvolge? Facciamo il punto. Tutto è cominciato, o meglio, è ricominciato, nel 2014 con la distribuzione da parte di Konami di PT, teaser interattivo in prima persona che avrebbe dovuto rappresentare l'antipasto di Silent Hills, il nuovo capitolo della saga. Una sorta di demo straordinariamente ispirata che riaccese l'interesse degli appassionati nei confronti del brand grazie a una regia magistrale e trovate da brivido, frutto della collaborazione tra Hideo Kojima e il regista messicano Guillermo del Toro. Purtroppo Silent Hills non vide mai la luce e nel giro di pochi mesi PT venne persino rimosso dal PlayStation Network, lasciando così a bocca asciutta i fan più speranzosi. Tuttavia, come i survival horror da sempre insegnano, ciò che sembra morto potrebbe non esserlo, regola aurea che vale per la serie nata nel 1999. Il fatto che Konami abbia rinnovato il trademark di Silent Hill nel marzo 2022 non è un mistero, ma stando alle chiacchiere che si rincorrono da mesi, la software house sarebbe al lavoro addirittura su più di un progetto appartenente al franchise. Il più importante dovrebbe essere una sorta di reboot. Secondo alcune indiscrezioni, la casa giapponese sarebbe stata pronta a condividere alcune informazioni su questa nuova incarnazione già durante l'E3 del 2021, salvo poi rinunciare. Uno scenario che farebbe sospettare uno stato dei lavori non così arretrato, insomma, con la possibilità tutt'altro che remota di vedere qualcosa di davvero concreto prima di quanto ci si aspetti. Tutte voci che trovano da più parti piccoli o grandi agganci al loro sostegno. Nel 2020 il mangaka horror Junji Ito, già coinvolto da Kojima ai tempi di PT, si è detto pronto a tornare a collaborare con il papà di Metal Gear, dichiarazione che fa il paio con il rumor che vorrebbe proprio Kojima Production al comando di un nuovo episodio della serie, finanziato questa volta da Sony. Meritevole di attenzione c'è anche un'intervista del 2021 in cui lo storico compositore Akira Yamaoka sembra aver fatto riferimento tra le righe a una possibile resurrezione della saga e un pettegolezzo che vedrebbe Bluebird Team al timone dei lavori. Nel giugno 2021, infatti, Konami e lo studio responsabile di The Medium avevano annunciato una partnership mirata allo sviluppo congiunto di un misterioso progetto finora mai svelato. Se però consideriamo che la colonna sonora di The Medium è stata firmata proprio da Yamaoka, ecco che le congetture cominciano ad assumere una forma più solida. I mormorii più fondati per il momento sembrano però provenire da Dusk Golem, leaker sulla cui affidabilità ancora si discute. Talvolta alcune sue indiscrezioni si sono tradotte in conferme clamorose, altre volte semplicemente no. Già nel 2020 aveva lasciato trapelare la possibilità che il reboot di Silent Hill potesse mantenere molti degli elementi dell'originale, magari affiancando ai nuovi personaggi alcuni membri del vecchio cast. Tuttavia, è proprio di poche ore fa la pubblicazione su Twitter da parte di Dusk Golem di alcune immagini relative a uno dei giochi in sviluppo associabili al brand. Poco dopo la loro diffusione, gli screenshot sono stati rimossi a causa della violazione del copyright, motivo che ci impedisce di mostrarveli, ma che contribuisce anche ad avvalorare la loro autenticità. Dusk Golem ha però precisato che le immagini dovrebbero provenire da una build vecchia di un paio d'anni e che quindi oggi il titolo potrebbe avere un aspetto molto diverso. Ha poi aggiunto che le informazioni arrivano da una fonte relativamente nuova, dichiarando di essere in possesso di numerose prove dell'attendibilità del materiale. I dettagli sul gioco, tuttavia, sono alquanto scarsi. Nei tweet si menzionano i nomi di Anita e Maya e si parla anche di messaggi SMS, senza però scendere nei particolari. Il sospetto è che proprio gli SMS potrebbero legarsi ai rumor relativi a una delle meccaniche che avremmo visto nel Silent Hills di Kojima. In ogni caso, le informazioni riservate riportate da Dusk Golem generano un ulteriore scenario, ovvero la possibile collaborazione di Masahiro Ito al progetto. Tra il materiale diffuso vi è infatti anche un artwork realizzato proprio dal celebre artista, già responsabile in passato del design dei mostri che infestano la serie. È stato proprio l'artwork a far scattare la violazione del diritto d'autore, fattore che non fa altro che aumentare la validità delle informazioni divulgate dal leaker.
Come se non bastasse, in passato Ito ha affermato di essere coinvolto in un progetto che spera non venga cancellato stavolta, progetto che nel 2021 era ancora in piedi, secondo quanto dichiarato dal designer. Non contento del polverone sollevato, Dusk Golem ha inoltre proseguito la sua opera su Resetera, spiegando che il titolo relativo al brand Silent Hill a cui si riferisce sarebbe il risultato del lavoro congiunto di più studi e che vedrebbe coinvolta anche Sony. Non si sa però quale sia il coinvolgimento della casa nipponica, che spesso si occupa solo di distribuzione e promozione quando si parla di giochi di altre compagnie giapponesi. E talvolta questo tipo di accordo comprende l'esclusiva PlayStation, almeno su console. Insomma, la verità per il momento è ancora avvolta in una fitta coltre di nebbia e a noi non rimane che restare accanto alla nostra fida radiolina sperando che gracchi buone notizie. Voi cosa ne pensate? Sperate davvero in una rinascita o per voi Silent Hill è morto e sepolto? Diteci la vostra nei commenti qui sotto e non dimenticate di seguire multiplayer.it su tutti i suoi canali, a cominciare ovviamente da YouTube, dove vi consigliamo anche di attivare la campanellina delle notifiche per non perdervi video come quelli qui accanto. Grazie e alla prossima!